www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Cataldi, che vedremo che posizione assumerà. Palla a Meyerga riesce a entrare in area dalla destra, Patrick la palla dentro, non arriva un compagno, poi la svirgola clamorosamente. Intanto Locatelli, la palla per Cataldi, in profondità per Caraffa, Caraffa davanti al portiere, Caraffa, la grande parata, Caraffa caccia la rete dell'Ecco, rete dell'Ecco, grande azione dei Blu Celesti, sfondamento per vie centrali, Caraffa. La risposta di Guerci a rimorchio, arriva Caramoco che mette in rete. Grande l'azione dei Blu Celesti, subito a segno al quinto minuto. Piero Caramoco. Finisce in falla laterale la palla, ancora Antwi, guarda in area, il cross dentro, attenzione, la palla che finisce di poco alto sopra la traversa, Warrad. Locatelli che veramente lo stavo anche seguendo, non ha praticamente fatto nulla. Parte finalmente Cannataro, la battuta al centro e la rete dell'Ecco! Ancora Caramoco, doppietta di Pierrot! Di testa direttamente sull'angolo, sulla punizione battuta da Cannataro. Lo schema ha liberato al centro Caramoco e al quindicesimo c'è la doppietta del centrocampista blu celeste. Spiranelli l'appoggio al Vitrez, Del Rico che lascia Danelli, Caraffa fermato e qui c'è il rosso! Caraffa ha brancato, solo il giallo, ma no, ma dai! Rosso, 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 aveva sbagliato il cartellino. Rosso per Anelli. Cannataro, il tocco in area e qui viene messo giù Caraffa, al limite dell'area. Caraffa si lamenta, non c'è nulla. Boh. Caraffa mette giù un buon pallone, può ripartire. Ma viene fermato, attenzione Spiranelli, si presenta in area, Salvatori, grandissima parata del portiere blu celeste con la gamba di richiamo. Riesce a intercettare e mettere palla in angolo, Spiranelli si è rappresentato solo davanti a lui. La palla alta sul secondo palo, la sponda di De Iori per Malvestiti. Poi il tocco di Cataldi per De Iori, il cross, la palla rimane lì. Meyerga, limite dell'area, potrebbe andare a conclusione, palla fuori di un metro. Caramoco riesce in qualche maniera a liberare, Locatelli potrebbe far partire Caraffa, lo fa, c'è Antwi. Tra Caraffa e la porta c'è solo Antwi. Caraffa punta l'area, Caraffa si accentra, fermato. C'è il fallo al limite dell'area, era proprio a cavallo della linea dell'area di rigore Caraffa. Antwi lo ha atterrato, in teoria poteva starci anche giallo per il terzino del fanfulla. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Parte al Vitrez, la palla bassa, rimane lì, attenzione, un rimpallo, il palo sulla conclusione di Galtarossa, il palo. Quello che importa è che Caraffa viene messo al centro. Meyerga, il cross, Ronchi riesce a fare scorrere la palla per Malvestiti. La grandissima parata di Guerci. Una sassata di Malvestiti da fuori area. Guerci a mani aperte, devia in angolo. Vediamo Malvestiti. Angolo dalla destra. Caraffa di testa al palo, la ribattuta ancora Guerci. Poi ancora la palla in area e Ronchi, la rete del 3-0. Alessandro Ronchi al terzo tentativo nella stessa azione, la rete del 3-0 blu celeste. Ronchi che poi va a festeggiare sotto la curva. Alessandro Ronchi al 37esimo chiude finalmente la sfida. Poi vedremo ovviamente i risultati sugli altri campi, ma intanto seguiamo anche questa punizione, probabilmente ancora al Vitrez, in precedenza ha provato la battuta bassa. Siamo questa volta in zona centralissima. Spiranelli centrale, Guerci che chiama i suoi, ma ormai mancano due minuti alla fine dei 5 di recupero. L'Ecco avanti 3-0, scusate, e fischia la fine. Probabilmente erano 3 i minuti di recupero, non 5, meglio così. L'Ecco che vince per 3-0 la sfida salvezza contro il Fanfulla, lasciando i lodiciani all'ultimo posto in classifica. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Per la quinta giornata di ritorno di questo campionato di Serie D, il Lecco accoglie il Fanfulla per una vera e propria sfida a salvezza.
all'ultimo posto in classifica, le due formazioni con 14 punti arrivano da due periodi però differenti. Un Lecco che è ritornato alla vittoria dopo diversi mesi, mentre il Fanful è in difficoltà e con Artaria squalificato. Due squadre che nei primi minuti danno vita a una partita di alti ritmi, in cui il Lecco però riesce subito a dare un primo squillo con Caramoco, una bella azione di Caraffa, una buona parata di Guerci che però nulla può sulla battuta a rete del numero 8 blu celeste. Una sfida che si mette dunque sul giusto piano per i ragazzi quest'oggi guidati dai distinti da mister Bertolini, che ricordiamo è squalificato per due turni. Che un Lecco dunque, dicevamo, guidato da Bertolini dai distinti, che prosegue nella propria azione, riesce ad andare sul doppio vantaggio al 15° ancora con Caramoco, con uno schema tipico ormai della formazione allenata dal mister Valtellinese. Un schema che libera Caramoco al centro dell'area e di testa la seconda rete dei blu celesti. Un primo tempo che poi vede altre emozioni da ambo le parti, con Salvatori che riesce a eliminare la rete dell'1-2 con una buona parata, e un secondo tempo che si avvia con un Fanfulla che prova il tutto per tutto per tornare in corsa in questa partita, ma anche grazie all'espulsione avvenuta al 22° del primo tempo di Anelli nelle fila del Fanfulla, il Lecco riesce a gestire con abbastanza relativa tranquillità questa sfida fino ad arrivare alla rete del definitivo 3-0 di Ronchi al 37° minuto del secondo tempo. Un Lecco quest'oggi dunque che ha giocato bene, soprattutto dal punto di vista tattico. Un Lecco che in avanti è riuscito a cercare spesso e volentieri le vie dalla rete senza però sempre trovare l'ultimo passaggio. Lecco che deve ancora però migliorare nelle retrovie, ma che sicuramente con queste due vittorie consecutive ha portato morale e forse, speriamo, qualche sicurezza in più nella mente di questi ragazzi, che hanno trovato in campo, tra le altre cose, un Cannataro sicuramente importante come riferimento davanti alla difesa. Dunque Lecco batte Fanfulla per 3-0. La prossima sfida a Grumello sarà altra occasione per raccogliere punti decisivi in ottica salvezza. Dallo stadio di Gamonti Ceppi di Lecco tutto, per Lecco Channel Stefano Menegatti. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport.